valorizzare il potenziale dei beni confiscati alla criminalità per dare impulso alla creazione di nuove opportunità di lavoro. È lo scopo che anima l'intesa tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Campania, formalizzata attraverso la firma di un accordo a Palazzo Santa Lucia. L'utilizzo della risorsa dei beni confiscati costituisce un percorso privilegiato nell'ottica dello sviluppo occupazionale, della realizzazione di percorsi formativi e di consorsi tra i comuni per la gestione di tali beni. A metterlo in evidenza è il governatore della Campania, Bassolino, il quale pone l'accento sull'aspetto di convenienza della legalità, come mostrano alcuni significativi casi di riconversione di tali strutture nella regione. In proposito, Bassolino ha citato gli esempi di alcuni comuni campani, come Contursi Terme in provincia di Salerno, dove l'edificio confiscato al clan Marradino è stato destinato alla realizzazione di un albergo con un centro termale e una vasta area per le attività sportive. La camorra che cosa fa? La camorra si appropria in ogni modo e con ogni mezzo, anche ammazzando la gente, a propri fini di arricchimento personale. Invece, quando c'è la confisca dei beni accumulati illegalmente dalle bande criminali, è importante riconvertire questo bene confiscato e farne un'occasione di lavoro e di sviluppo. E il sottosegretario al lavoro e alle politiche sociali, Pasquale Viespoli, ha evidenziato dal canto suo come l'accordo stipulato nella sede dell'ente regionale campano sia una risposta di coesione istituzionale su un tema così importante e una realizzazione concreta dello slogan legalità e sviluppo, non c'è sviluppo senza legalità. Viespoli ha inoltre sottolineato l'importanza del ruolo di controllo svolto dai comuni per impedire che i beni confiscati ritornino nelle mani della camorra. Su questi temi c'è bisogno di coesione istituzionale. E questo è il primo dato, il primo elemento. Poi evidentemente questo non basta, bisogna trovare progettualità, bisogna trovare capacità operative e il seguito di questa intesa è esattamente l'approfondimento di ordine tecnico-progettuale. Non a caso insieme a me c'era l'amministratore di Italia Lavoro, che è l'agenzia strumentale del Ministero, che insieme alla Fondazione Polis della Regione dovrà lavorare per concretizzare progetti importanti e dare occupazione, dare lavoro e governare anche alcuni processi aziendali di difficoltà e di crisi per ragioni che tutti conosciamo.